Bentornato su Ritmi Batteria. Quest'oggi il nostro tutorial è dedicato a una grande artista nostra italiana, che è Elisa. Proprio in questi giorni ho pubblicato degli spartiti completi dei suoi brani e quindi ho pensato di prendere alcuni, e non solo quelli che ho pubblicato, ma anche altri, e fare uno speciale, quindi guardando i groove di quattro canzoni. Allora, guarderemo groove principali, quindi strofa e ritornello. Ho pensato di dedicare appunto questo speciale, chiamiamolo, a Elisa, proprio perché ha scritto, o meglio, ha interpretato una canzone scritta da Ligabue, che è A modo tuo, che è una delle canzoni che particolarmente mi emoziona. Ti ricordo sempre che qui sotto trovi il link per scaricare, in questo caso, lo speciale, quindi i groove delle quattro canzoni. Per gli spartiti completi di queste canzoni devi andare nella sezione dedicata. Quindi vai sul sito e vai su spartiti e vai nella sezione dedicata agli artisti italiani. Troverai Elisa e le canzoni sue pubblicate. Ok, partiamo col primo brano, che è proprio A modo tuo. Allora, questo brano è con una metrica in due quarti e una suddivisione ternaria. Sulla strofa suoneremo sull'1 cassa e ride, mentre sul 2 suoneremo rullante e ride. Sulla seconda misura della strofa che vedi scritto troverai un'acciaccatura che è un leggero drag fatto sul rullante appena prima di colpire la cassa. La analizziamo con calma. 1, 2, 1, 2. Allora, ritornello, groove di cassa e rullante non cambia, ma suoneremo tutti gli ottavi delle terzine, tutto sul ride. 1, 2, 1, 2. Ok, queste sono le parti principali. È abbastanza semplice, ma fai comunque attenzione. Allora, passiamo al groove di Eppure sentire. In questo caso io ho utilizzato le Rhodes. Ok? Come vedi, abbiamo accentuato i colpi di cassa sull'1, rullante sul 2, poi sul 3 abbiamo due ottavi di cassa e sul 4 il rullante. Troverai dei sedicesimi indicati tra parentesi, quelle sono le ghost note, quindi sono delle note più leggere. Partiamo dalla strofa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Ok, il ritornello invece si apre, andremo a suonare degli ottavi sul ride e gli accenti di cassa rullante, quindi le note forti di cassa rullante, non cambieranno. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Anche qua, questi sono i groove principali. Anche qui abbiamo guardato le parti principali. Passiamo al brano successivo, L'anima vola. Anche qui le parti principali. Allora, sulla strofa iniziale, che si divide in due parti, la prima è senza batteria, mentre nella seconda suoneranno solo la cassa in quattro. Quindi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allora, passiamo al ritornello. Il nostro giro è suonato su due misure, che la prima ha solo cassa in 4 e rullante sul 2 e sul 4. La seconda misura, invece, avremo sempre la cassa in 4, il rullante sul 2 e poi sul 3 e sul 4
avremo gli ultimi 2/16 di rullante. Attenzione, nella parte io ho scritto anche il Charleston, sempre sul battere, sul quarto. Probabilmente nel brano non c'è, ora non è che si riesce molto a capire dalla versione che ho ascoltato. Però se ti può aiutare, può essere utile per cercare di coordinare bene i movimenti inizialmente. Quando poi ti senti più sicuro, suona solo cassa e rullante e basta, e vai come un treno. Allora, il groove è questo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Col Charleston suonerà così. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'anima osa, è lei che si perde, poi si trova. Allora, questo groove ti porterà fino alla fine del brano, quindi anche la successiva strofa e il ritornello sarà divisa in questo groove. Ci saranno alcuni punti, se vai a vedere la partitura completa, in cui ci sarà solo cassa in 4 e rullante sul 2 e sul 4. Anche qui, mi raccomando, è un'idea, ok, del brano com'è. Poi, se tu hai idee, se tu vuoi giocarci, suonare in modo diverso, sei liberissimo di farlo. Anzi, la tua creatività prima di tutto. Passiamo all'ultimo brano, che è Stay. Qui il groove della strofa è suddiviso in 4 misure, quindi attenzione. Andiamo ad analizzarle correttamente e poi proviamo a suonarle. Prima misura abbiamo cassa sull'1, rullante sul 2 e sul 4 e Charleston in ottavi. Seconda misura, pausa sull'1, rullante sul 2, sul levare del 3 cassa, rullante sul 4 e cassa sul levare del 4. La misura successiva abbiamo sul levare dell'1 cassa, rullante sul 2 e poi troviamo rullante anche sul 4. Ultima misura, pausa sull'1, rullante sul 2, sul levare del 3 la nostra cassa, rullante sul 4 e un'altra cassa sul levare del 4. Suona più o meno così. 1 e 2 e 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 e 1 e 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 e... Sul nostro ritornello cambia leggermente la ritmica, adesso lo analizziamo bene. Anche qui si divide su 2 misure. La prima abbiamo cassa sull'1, sul 3, rullante sul 2 e sul 4 abbiamo 2 ottavi di rullante. Seconda misura abbiamo cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 abbiamo primo ottavo di cassa e poi secondo di rullante. Stessa cosa si ripete sul 4. Suoniamola e vediamo cosa salta fuori. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 e... Ok, queste sono le due parti principali. Anche qui suonala, divertiti, se vuoi scarica la partitura completa e suona, insomma, divertiti. Se ti è piaciuto questo video e vuoi lasciare dei commenti, vuoi darmi, non so, delle idee tue, vuoi richiedermi un tutorial di qualche tua canzone preferita, mi raccomando, la prima cosa da fare è iscriviti al canale, attiva le notifiche così ogni volta che pubblicherò qualcosa ti arriverà la notifica, anche perché probabilmente andando avanti, tempo permettendo, anche durante la settimana pubblicherò qualche cosa di nuovo, ok? Quindi non aspettare il venerdì pensando che esca solo il venerdì. Se tu attivi le notifiche ti arriva tutto quello che pubblico.
ti arriva una notifica. Lascia un like se ti è piaciuto. Non mi resta che augurarti, come sempre, un buon groove. Mi raccomando, alla prossima, suona e divertiti. Ciao!